È uno scenario letteralmente spettrale quello che si sta vedendo in Grecia per colpa dei tantissimi roghi dolosi che è possibile vedere, è possibile notare. Io non parlo di una Grecia che dal punto di vista economico già sappiamo com'è ridotta, ma di una Grecia che per quanto riguarda il problema dei roghi sembra davvero in una situazione proprio terribile, proprio negativissima. Infatti pensate che ci sarebbero ampie zone boschive intorno alla capitale Atene che sarebbero state distrutte per colpa delle fiamme, per colpa degli incendi. La zona, la Croce Rossa ha rinvenuto, pensate, 26 persone nella zona vicino a Rafina, ben 100 le persone che hanno perso la vita, sono morte, sono passate a miglior vita. Intere famiglie carbonizzate all'interno delle loro abitazioni, cadaveri abbracciali ancora all'interno degli stessi, come se cercassero di trovare un po' di tranquillità e di serenità, sperando che non si andassero a verificare quello che però di lì a poco si è effettivamente verificato. Cielo nero, cielo grigio, cielo colorato di nero, quello di Atene, ripeto, capitale della Grecia, dove le fiamme, il fumo, i roghi continuano a scioccare non solo la Grecia in tutta la sua totalità, ma anche e soprattutto la città di Atene, capitale della Grecia. Io mi auguro che qualcuno della zona euro, che può essere la Francia, la Germania, la stessa Italia, la Spagna, o chi per noi o chi per loro, dia un aiuto valido alla Grecia e ad Atene al fine di domare le fiamme e al fine di trovare una soluzione per quanto riguarda il problema incendi in loco. Grazie, grazie di vivissimo cuore. Un salutone al prossimo video da Narratore Italiano.